Eleonora, la mia prima domanda è, ci potresti raccontare qualcosa a proposito del libro, il libro che la Lega Nord non ti farebbe mai leggere? Sì, il libro in realtà parliamo di qualcosa che a me sembra di aver fatto tanti anni fa. In realtà è uscito nel dicembre del 2010 e ha avuto un tempo di incubazione di circa 6 mesi, per cui è stato scritto alla velocità della luce o quasi, e raccoglie tutti gli scandali della Lega prima del grande scandalo di aprile dell'anno scorso, quando insomma diciamo che è esploso comunque il partito di Bossi e dopo c'è stato il passaggio di consegne, chiamiamolo così, alle ramazze di Maroni. Sostanzialmente raccoglie tutta la storia della Lega, dalla Guardia Nazionale Padana, alle camicie verdi, fino ad arrivare appunto al Bossi ministro, alle discriminazioni della Lega nei confronti degli immigrati, nei confronti anche delle donne e dei comunisti, per cui insomma è una lettura abbastanza agevole e simpatica, però allo stesso tempo raccoglie tanti paradossi, tanti elementi che hanno creato dibattito comunque negli ultimi 20 anni di politica italiana, proprio perché al centro della politica uno dei protagonisti più originali anche dell'ultimo ventennio è stata la Lega. E fra l'altro è un libro che ha riscosso interesse per le vicende appunto del partito in sé, anche all'estero, perché è stato presentato ad Anversa, Bruxelles e a Barcellona. L'ultima presentazione all'estero l'abbiamo fatta l'anno scorso a gennaio, e una parte del libro, diciamo un saggio sulla Lega, è stato pubblicato a gennaio dalla Nomos in Germania nella raccolta di saggi sul populismo in Europa, e appunto ho curato la parte relativa alla Lega. È stato molto curioso perché comunque sono state più di 20 presentazioni, più o meno tutte autogestite, per cui sono stata invitata tutto via Facebook, è successo. L'editore è la Newton, ma le presentazioni sono state comunque gestite dall'autore, da chi si offriva per invitarmi sostanzialmente, e ho trovato tantissimo interesse anche da parte dei giovani, con tante differenze anche nelle domande tra nord e sud. Per esempio, a nord c'era più attenzione ai rapporti politici, ai rapporti tra Boss e Berlusconi, mentre a sud ricordo una presentazione in cui mi dissero: ma veramente ci considerano ancora come terroni, oppure adesso siamo diventati qualcos'altro? C'è stato un cambiamento, per cui c'era anche una percezione abbastanza diversa, con sfumature diverse. Sai, una delle cose più affascinanti che ho notato in questi ultimi mesi e anni, purtroppo, per quanto riguarda le inchieste in Italia e il giornalismo d'inchiesta in Italia, è che poi ci sono fasce di lettori che poi negano i fatti, effettivamente, negano che le cose che vengono scritte siano realmente accadute. È Sì. successo anche nel tuo caso? Ma guarda, nel mio caso in realtà sono stata invitata nelle presentazioni, no, perché comunque chi veniva era interessato a conoscere l'argomento e chiaramente non stava da quella parte, diciamo. Mi è capitato però, ad esempio, di confrontarmi con alcuni leghisti anche a distanza, oppure non so, che magari mi rispondevano su Facebook in malo modo. E io li invitavo alle presentazioni, è successo anche a Modena la stessa cosa, per cui nel giorno in cui presentavo il libro, a pochi metri di distanza c'era il banchetto della Lega. Loro sapevano benissimo di questa cosa, non sono venuti, io le avevo chiesto di confrontarci, insomma di partecipare, no? Anche per discutere, perché magari avevo sbagliato io, oppure c'erano dei dati sbagliati, non lo so, se, insomma, per entrare nel merito della discussione, però non hanno voluto farlo. Stessa cosa con Borghezio, ad esempio, che avevo invitato alla presentazione a Bruxelles. E lo chiamai un giorno dicendo: appunto, io vengo lì, so che lei è a Bruxelles perché non è in plenaria a Strasburgo, per cui si vuole venire alla presentazione. Però mi disse: ah sì, ho capito, ho preso il suo libro a Torino, eccetera, però ho capito che lei non è dalla nostra parte, per cui non vengo. Ho detto: ma appunto per quello, no? Se lei non è dalla mia parte, tanto meglio, ci divertiamo di più o comunque abbiamo più temi di cui dibattere. Però ho visto sempre parecchia chiusura a un confronto, insomma, a una discussione, a un dibattito aperto, per cui direttamente,
faccia a faccia, diciamo, grandi contestazioni non ce ne sono state. Ce ne sono state in remoto, ce ne sono state in qualche partecipazione televisiva, TV locali qua in Lombardia, oppure qualche collegamento, sì, televisivo, ma purtroppo faccia a faccia non ho avuto questa opportunità. Secondo te però questo fenomeno a che cosa è dovuto? E non parlo soltanto della Lega in questo caso, ci sono anche altri autori. Ho visto solo poco fa, poche ore fa, Roberto Saviano in un'intervista durante la quale gli sono state fatte vedere alcune altre interviste di suoi concittadini napoletani che dicevano che tutto quello che lui scriveva nei suoi libri non era assolutamente vero, che non accade a Napoli. Secondo te perché esiste questo fenomeno in maniera così marcata, direi, qui? Beh, diciamo che se fossero andati, per esempio, con un microfono per le valli bergamasche, immagino, oppure nell'enclave qui in Lombardia della Lega o anche in Veneto, avessero letto degli stralci del mio libro, mi avrebbero detto: no, questo non è assolutamente vero. Ma mi è capitato anche durante una trasmissione televisiva con Max Bastoni, che era appunto un esponente della Lega qua in Lombardia. Io leggevo veramente degli estratti del libro che erano dati, che riguardavano la RAI, riguardavano appunto la doppia poltrona di alcuni parlamentari leghisti, e venivo stoppata con un "signorina, non è vero", oppure altre frasi che non entrano veramente nel merito. E questo, secondo me, a livello generale è un problema culturale abbastanza ampio e che riscontro anche in alcune fasce, per esempio, di elettori del PDL, a cui nonostante si portino i fatti, nonostante si dimostrino i fatti o le incoerenze, lo stesso discorso può essere fatto anche per il PD sicuramente, però diciamo che nel caso del PDL ci sono stati, l'abbiamo visto, casi eclatanti che sono strabordati anche all'estero, dove era evidente il malcostume anche istituzionale, però è come se non ci fosse la volontà di recepire la gravità di questi atti, probabilmente perché è difficile anche a me spiegarlo, sinceramente. Forse perché si era travolti dal carisma di determinate personalità politiche, o si mitizzavano in qualche modo, non so, c'era la volontà di assomigliare a un modello che avevano costruito nella loro mente, per cui qualsiasi o quasi fatto che potesse accadere non era valutato nella sua oggettività, ma era semplicemente derubricato a "non è vero, sono balle", oppure le solite scuse che ci hanno insegnato molto bene negli ultimi 20 anni: "no, no, questi si dicono così, sono di sinistra, sono comunisti", per cui c'è un modo di derubricare quello che dice l'avversario, o anche semplicemente di derubricare un'idea, una visione, un punto di vista con degli argomenti molto deboli che purtroppo credo che negli ultimi 20 anni abbiano fatto molta presa, anche come modalità, come approccio. Pensi che il sistema informativo italiano abbia qualche responsabilità in questo fenomeno? Sicuramente sì, sicuramente sì. Secondo me viene dato davvero troppo spazio in generale alla politica, agli interni, a quello che succede nel nostro cortile di casa. Siamo uno dei paesi occidentali, anzi forse il paese occidentale, in cui gli esteri ricoprono uno spazio veramente ridotto, per cui si parla di Stati Uniti, si parla di poco altro, non sappiamo niente dell'Asia, non sappiamo niente dell'Africa, dell'Europa intesa come Comunità Europea, intesa come Bruxelles. Sembra che non tocchi neanche le nostre vite, che l'unico punto di contatto sia una moneta, sia l'euro e nient'altro. Cosa che per esempio in altri paesi non è così. Io mi sorprendo molto quando vado all'estero, negli Stati Uniti meno in realtà, ma in Europa sì, dalla Germania, la Francia, l'Inghilterra, comunque c'è, non dico una certa conoscenza della politica italiana, però sono in grado di capire spesso qual è il quadro politico, sia perché Berlusconi, comunque per vicende del tutto collaterali alla politica, se vogliamo, è stato sulle prime pagine dei giornali anche stranieri per tanti mesi, anche per tanti anni, però forse c'è una cultura a guardare oltre il recinto che è più marcata rispetto alla nostra. Secondo me è una responsabilità
dell'informazione, anche quella di prendere ogni singola parola, ogni singola sfumatura, che al mezzanotte e mezza è una cosa, tra un'ora sarà l'esatto opposto, e dare comunque rilievo, dare comunque rilievo. È un'abitudine difficile anche da sradicare, è molto difficile, perché non si tratta soltanto di concedere più spazio, perché è corretto dal punto di vista informativo, anche ad altri elementi che siano altri paesi, ma anche il fatto di capire, di percepire quali dichiarazioni effettivamente i politici possono sempre essere rilanciate costantemente dai media, perché si permettono di parlare sempre. Questo me lo domando spesso, no? Perché su Twitter io devo seguire la follia di parlamentari, deputati che un'ora scrivono questo, il giorno dopo scrivono l'esatto contrario. Secondo me, anche in questo caso, la confusione è tanta, su questo non c'è dubbio. Però, ecco, nei confronti degli elettori forse c'è anche poco rispetto nel creare tutto questo caos, questa confusione, che viene amplificata comunque dalla macchina mediatica tante volte. Hai menzionato il fatto che fuori c'è comunque una certa lucidità nel guardare alla nostra politica interna. Presumo tu abbia visto il documentario Girlfriend in a Coma. Sì. Che cosa te ne è parso e quanto pensi sia aderente alla realtà italiana quello che è stato raccontato in quel film? E anche No, l'interpretazione che sono state date. sì, beh, sull'interpretazione diciamo che partivo già, non sono rimasta sorpresa, insomma, il punto di vista era chiaro perché l'autore Bill Hemmott, che conosciamo, è quello delle copertine dell'Economist in cui Berlusconi is unfittingly d'Italy, per cui era netta la sua posizione, lo è sempre stata nei suoi confronti. E mi è piaciuto il taglio di questo documentario, questo film anche romanzato, insomma, questo amore per una ragazza, citando, parafrasando appunto la canzone degli Smiths, questa ragazza in cui è innamorato l'Italia, però in una situazione quasi irreversibile, nonostante Emma riesca ancora a riconoscere le sue bellezze, la sua capacità di rigenerarsi, però il problema è il dito puntato contro la classe politica, che poi ha dei riflessi molto pesanti chiaramente sugli italiani e su quello che ci succede ogni giorno. Secondo me il ritratto che dà, ho sentito molti pareri discordanti, perché per tanti italiani, per esempio, era come una, non dico inutile, però un ritratto che già si conosceva. Però dobbiamo tenere presente che è fatto per stranieri, per cui sono stranieri che non hanno esattamente, magari non sono mai venuti in Italia, non conoscono bene la situazione politica, non conoscono i fondamentali anche dei vari protagonisti della nostra politica. E secondo me il quadro che ha dato, seppur di parte, nel senso che esprime in maniera molto netta, non è cronaca, esprime la sua posizione, però l'ho trovato assolutamente condivisibile per tanti aspetti, soprattutto per quanto riguarda la classe dirigente politica. Ci racconti un po' invece il tuo libro inchiesta La lobby di Dio, scritto con Ferruccio Pinotti. Sì, nella Lobby di Dio io ho partecipato diciamo che è un libro a cui hanno partecipato in tanti, io sono una di queste persone, e ho curato soprattutto la parte che racconta il movimento, che racconta le persone che decidono di aderire al movimento, chi sono, che cosa fanno, testimonianze di Memores Domini, testimonianze di persone che hanno deciso appunto di vivere anche la comunione e liberazione nella sua forma più comunitaria, per cui di dedicarsi anima e corpo al movimento e appunto di prendere in qualche modo dei voti, di vivere con altri Memores. Un Memores Domini più famoso che conosciamo è sicuramente Formigoni, ed è curioso anche sapere che questo stile di vita dovrebbe in teoria essere quello condiviso anche da lui, anche dopo tutte le inchieste, insomma, che abbiamo saputo. L'imitazione di Crozza in questo è abbastanza significativa, per quanto è ridicola anche a tratti, però purtroppo ci sono tanti elementi di verità. E, per cui ho partecipato, sono andata al meeting di Rimini. Era nell'edizione del 2009,
Sono rimasta lì 2 giorni, ho intervistato tanti ragazzi che erano lì appunto per stare al meeting qualche giorno, passarci l'intera settimana. E poi ho conosciuto anche questo Memories Domini in spagnolo, la cui testimonianza è riportata nel libro. E una volta tornata ho rintracciato anche un ex Memores Domini che poi ha deciso di uscire dal movimento perché aveva percepito che era troppo politicizzato, c'erano troppe forzature, erano i primi anni del movimento in cui veniva vissuto in chiave molto militante, anticomunista, e, per cui ci ha raccontato la sua storia e adesso si è trasferito in Puglia, da anni si è trasferito in Puglia in realtà. E oltre a lui ho recuperato anche cioè ho recuperato, abbiamo insomma intervistato, anche siamo riusciti a rintracciare anche questo psicoterapeuta che ci ha raccontato storie molto interessanti perché lui si è occupato più di una volta di pazienti appunto di comunione e liberazione che in qualche modo volevano uscirne, però avevano dei legami psicologici talmente forti, per cui insomma, abbandonare il gruppo risultava molto difficile, anche superare questo senso dell'abbandono, vivere una sessualità serena, anche perché comunque vivere all'interno di un movimento per tanti anni significa anche mettere delle radici emotive, sentimentali, dei legami di amicizia. Nel caso di CL, tante volte anche dei legami lavorativi, delle garanzie, tra virgolette, lavorative, perché comunque è una comunità, un gruppo di persone esteso e che si è guadagnato anche un posto al sole, soprattutto qui in Lombardia, all'interno di determinati settori, in particolare la sanità, che con Formigoni ha vissuto un ventennio di splendore. Vedremo adesso appunto cosa succederà, però diciamo che la mia esperienza con il movimento per questo libro d'inchiesta è stata soprattutto sul campo, per cui conoscere le persone. E devo dire che cioè, la mia percezione cioè, è che c'è una differenza molto profonda tra la base e i dirigenti del movimento, e per dirigenti intendo anche Formigoni, Lupi, e altri esponenti politici. La base effettivamente c'è una varietà trasversale importante. Ci sono persone che hanno provenienze più disparate, c'è cioè chi è stato cattolico dalla nascita, ha avuto una cultura, un'educazione di quel tipo, chi invece si è avvicinato soltanto grazie al movimento, chi è entrato nel movimento perché ha iniziato a studiare con degli universitari, dei colleghi di università, dei compagni che appunto erano di CL, per cui è entrata nel movimento. E devo dire che in molti casi si riscontrano delle esperienze anche umanamente molto, molto belle, molto positive, di condivisione, di sussidiarietà profonda, nelle piccole cose, nelle piccole cose. Quello che diciamo mi lascia più interdetta è appunto come queste persone animate da buona fede, nonostante tutto, accettino di rimanere all'interno di un movimento di cui negli ultimi anni. Negli ultimi 3-4 anni in particolare abbiamo visto emergere tante contraddizioni e da parte dei suoi esponenti più di rilievo, più importanti. Hai scritto sia di CL che di Lega Nord, facendo interviste e fondamentalmente delle inchieste approfondite su quello che è successo in questi mesi e anni. Potresti fare un quadro di quello che è stata effettivamente, di quella che è stata l'influenza di questi due poli, diciamo, sulla politica lombarda degli ultimi anni? Ma come dicevo, per quanto riguarda la CL, anche se nel libro diciamo io non mi sono occupata dell'aspetto più politico, i radicali invece hanno fatto un ottimo lavoro di inchiesta proprio sulla sanità. Diciamo che la sanità era diventato un punto di riferimento importante per i loro uomini e questo sicuramente ha cambiato molto gli equilibri anche tra il pubblico e il privato, tra l'accreditamento delle cliniche private a fronte del pubblico, quindi tanti soldi dei cittadini che in realtà
venivano convogliati, ecco, in binari non esattamente delle strutture pubbliche. Questo sicuramente è stato è un elemento di rilievo molto, molto forte e preponderante. E per quanto riguarda la Lega, gli effetti nel mio libro li ho misurati soprattutto a livello nazionale o a livello del nord più che a livello regionale, esclusivamente della Lombardia. Poi ci sono stati tanti elementi di interesse diverso, per esempio alle regionali del 2010, nella mia regione, l'Emilia-Romagna, la Lega ha avuto un successo straordinario. È un successo pazzesco perché tanti comunisti, tanti di quelli che dicevano io votavo PC e adesso voto Lega, effettivamente si sentivano rappresentati da questo partito che sul fronte lombardo, sul fronte veneto invece attraeva anche frange esattamente contrarie rispetto a un'appartenenza di centro-sinistra e più a destra del centro-destra, diciamo. Per cui a livello nazionale posso dire che hanno accentuato in molti casi la discriminazione, anche se solo verbale, a parole, hanno sicuramente involgarito anche il linguaggio della politica, il linguaggio delle istituzioni in qualche modo, perché comunque abbiamo avuto anche Bossi, è stato ministro, Bossi non si è mai espresso in maniera particolarmente fine o nel rispetto delle istituzioni tante volte, anzi. La mia impressione è che soprattutto con la Lega, quelli che hanno perso tanto sono stati due, cioè sono stati proprio i cittadini e le istituzioni, tante volte svilite, nel loro ruolo di garanzia o di controllo, anche abbattute tante volte da un linguaggio davvero, davvero inquietante, e che anche quando mi è capitato, per esempio, di presentare il libro all'estero, per quanto appunto ci fossero degli omologhi, dei partiti omologhi, in Vlaams Belang in Belgio, oppure ero a Barcellona, per cui i partiti indipendentisti comunque avevano dei punti in comune con la Lega, questo punto del federalismo e del controllo dell'immigrazione, però quello che attraeva soprattutto in Belgio era questo linguaggio. Mi ricordo che durante la presentazione abbiamo fatto vedere anche un film di alcuni colleghi emiliani che erano andati a Pontida e c'erano alcune frasi tradotte, che comunque i nostri, insomma, chi partecipava alla presentazione sapeva anche l'italiano, per cui capiva il senso, e allora sembrava più di assistere a un film comico che a delle dichiarazioni politiche. Per cui c'era anche molto stupore a fronte di questa, possiamo dire, maleducazione, del dibattito politico. Perfetto. Eleonora, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo Grazie a tempo. voi. Grazie a voi.